Non è per sempre degli After Hours, dall'omonimo album uscito nel 1999 per Mescal. Sono le 10:43 minuti e 18 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Come detto in sommario, in apertura di questa puntata di inizio settimana di almeno due pagine al giorno, è tempo di interviste all'interno della nostra rassegna stampa culturale. Parliamo oggi di un progetto editoriale molto interessante che però incrocia in maniera assolutamente forte ed efficace dal nostro punto di vista anche il lavoro sociale, insomma il lavoro con le fragilità e con le categorie più fragili. Ma per farci raccontare tutto sono molto contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Giovanni Battista Menzani in collegamento con noi. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao Francesco, grazie, buongiorno a tutti. Intanto Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito per raccontare l'attività di una casa editrice che si chiama Low e che è stata, insomma, ha cominciato, si è presentata, se vogliamo, diciamo, pubblicamente il 27 ottobre e che prende le mosse però dall'attività pluriennale, se vogliamo, correggimi se sbaglio, a Piacenza delle Officine Gutenberg. Intanto, insomma, inquadriamo subito l'attività di Officine Gutenberg per poi arrivare a questa, diciamo, casa editrice che ha già sfornato i primi due titoli, che ne ha già in cantieri alcuni altri che usciranno a febbraio dell'anno prossimo. Intanto da dove partiamo? Insomma, cosa sono le Officine Gutenberg? Sì, Officine Gutenberg è una cooperativa sociale di tipo B, quindi di inserimento lavorativo, e da, diciamo, parecchi anni ci occupiamo quindi di fragilità e disabilità. È nata però dalla fusione, lei stessa, di due cooperative. Una si occupava più di grafica, di comunicazione, cose che facciamo tuttora, abbiamo anche un quotidiano online, certo, nella nostra città che è Piacenza. L'altra invece si occupava più di stampa e eventi culturali e anche gestione biblioteche. Noi gestiamo 7 biblioteche in provincia di Piacenza, paesi della provincia di Piacenza. E all'interno di questa attività così un po' eterogenea, già da una decina d'anni abbiamo iniziato a fare pubblicazioni, pubblichiamo libri prevalentemente di carattere locale, cioè ci occupiamo di turismo lento, di tradizioni, anche di libri di narrativa o saggi sulla storia locale, però appunto, come ti dicevo, prevalentemente il nostro raggio d'azione era un po' limitato, anche perché ci occupiamo direttamente della distribuzione, della logistica, certo, con i nostri ragazzi, appunto, che si occupano per esempio anche del book crossing legato all'attività di alcune biblioteche. Quindi, diciamo, da questa esperienza che ci ha portato da un timido approccio di 10, ormai anche 11 anni fa, a realizzare un 15-20 volumi all'anno, alcuni dei quali realizzati anche con l'aiuto dei ragazzi, perché abbiamo una collana che chiamiamo Print Difference, giocando su un claim molto, certo, più noto, che ha appunto una rilegatura con una spirale, quindi i ragazzi tagliano, bucano, rilegano e diciamo viene prodotta artigianalmente appunto all'interno della nostra cooperativa. Poi abbiamo ovviamente invece anche collane più tradizionali con libri, diciamo, da tipografia. Partendo da questa attività ci siamo resi conto che appunto potevamo mettere un fuori il naso, insomma, in questi 10 anni crediamo di aver imparato come si fa un libro, che è un'attività molto molto complessa. Io stesso, che insomma conoscevo un po' il mondo dell'editoria perché scrivo e quindi ho avuto più di un approccio con case editrici, però guardarle da fuori è molto diverso, insomma. Esattamente. È un'attività diversa, un'attività che richiede una grande passione,
È un grande impegno perché, come tu sai, è anche un'attività non Certo. particolarmente redditizia, insomma. Mi piace questo eufemismo, Giovanni, insomma, però siete i nostri eroi, insomma, mi viene anche da dire, da grande appassionato lettore, che gli editori sono, diciamo, gli eroi contemporanei che tengono, come dire, la trincea, diciamo, del mondo culturale. Intanto, però, insomma, c'è una mia omissione gravissima. Giovanni Battista Menzani, che ha pubblicato diversi libri, è responsabile per l'editoria di Officine Gutenberg e direttore Sì, editoriale di questa certo. nuova casa editrice. Ecco, ovviamente incuriosisce moltissimo il nome che si porta dietro, diciamo, tanti significati, però ovviamente la domanda più semplice e più banale è perché Low? Sì, è un nome che ci girava in testa appunto sin da quando abbiamo iniziato a pensare a un nuovo marchio editoriale. La scelta di suddividere le attività è legata al fatto che Officine Gutenberg ormai è molto riconoscibile e anche ben conosciuta in ambito locale Certo. per un certo tipo di pubblicazioni. Quindi abbiamo pensato che servisse un marchio diverso. E perché diciamo che la cosa che cercavamo era appunto un nome che evocasse una cultura dal basso, com'è quella che cerchiamo e che cercheremo di fare. E anche se si può, un tono di voce, diciamo, noi abbiamo scritto anche sul sito, sul comunicato stampa, sui social, abbiamo utilizzato queste parole, forte ma gentile, ma non urlato. Ci piaceva questa idea di un profilo basso, no? Siamo un po' degli sgobboni che ci occupiamo appunto di vari temi sul territorio. Sempre però con un profilo basso. Poi ci è venuto in mente che in realtà veniamo dalla grande pianura, quindi Piacenza perché no? Lo sta anche per Lowlands, che è il nome della nostra Certo. collana di narrativa Terre Basse, e quindi questa localizzazione geografica che è anche una così, siamo anche un crocevia, no? Siamo una posizione geografica da sempre. Piacenza è uno snodo importante sia a livello viario che ferroviario. Ora abbiamo il problema della logistica che va ad appesantire una situazione, no, di inquinamento della pianura padana, che come sappiamo ormai è uno dei luoghi più inquinati del mondo. Noi abbiamo detto perché, oltre ai beni surgelati e agli scaffali di note multinazionali del mobile, non riusciamo a far circolare anche le idee. Tutto sommato siamo in una posizione geografica che ce lo consente. E poi niente, c'era anche questo nome che ci piaceva per dei giochi di parole, perché la nostra collana che vedrà l'impegno diretto dei ragazzi si chiamerà appunto Low Cost, con un gioco di parole un po' prevedibile, però alla fine con Low funzionava proprio bene. Ecco Giovanni, E un quindi niente, ci abbiamo rallentamento. girato attorno fino a quando abbiamo capito che era il nostro nome. Un rallentamento che ci piace molto, insomma, in questo tempo di corsie anche e di autostrade digitali in cui, insomma, non ci si guarda mai indietro. Questo, diciamo, questo scendere, diciamo, dal treno in corsa è, come dire, è un progetto molto molto interessante. E ci sono già le prime uscite che già dai titoli, insomma, la dicono lunga. Per esempio, insomma, il primo dei due titoli che avete già presentato è quello dello psichiatra Vittorino Andreoli, Muretti a secco. Cioè, insomma, mi ha fatto sobbalzare anche sulla sedia, i muretti a secco. Insomma, io vengo da una terra, la Puglia, dove i muretti a secco sono molto presenti, e insomma mi si è spaccato il cuore per l'emozione, perché già soltanto il titolo, la ricchezza della semplicità. Il mio maestro, professor Franco Cassano, sociologo che ormai non c'è più all'Università di Bari, raccontava di questo pensiero meridiano, di rallentare il più possibile e di andare a, come dire, alla fonte delle cose, delle scelte quotidiane. Ecco, insomma, questo è uno dei libri, e poi anche la nuova Spoon River di Edgar Lee Master. Perché questa doppietta per cominciare, questa doppietta di pubblicazioni? Ma volevamo partire col botto. No, in Lo avete realtà, fatto, secondo cioè, me. questa proposta del professore, che
che abbiamo conosciuto grazie all'aiuto di Gabriele Dadati, che è, diciamo, scrittore, ma impegnato in editoria da tanti anni, che ci sta dando una mano nella creazione di una struttura e anche nella creazione di un catalogo. C'era questa proposta. Andreoli è da anni che fa queste fotografie in giro per il mondo, lui predilige il nord perché predilige le vacanze in Scozia, insomma, certo. Però ci sono tante fotografie anche nelle nostre oliveti e nei nostri territori del sud e della Liguria. È appassionato anche altri temi, infatti con lui stiamo parlando di eventuali altri volumi. Sin dall'inizio c'era questa idea di avere Blow Up come collana, il titolo rimanda al film di Antonioni, certo. Che aveva appunto come protagonista un fotoreporter. Ci piaceva questa idea di fare dei reportage fotografici con un testo d'accompagnamento. Ne abbiamo due in previsioni per i prossimi anni, e quindi ci è sembrato perfetta la proposta del professore, perché di fatto queste fotografie bellissime, devo dire, sono accompagnate da un testo molto forte, molto poetico, che ha a che fare con quello che dicevi tu. Mi ha fatto piacere anche il rimando al professor Cassano, che andrò a cercare molto volentieri. Si parla di semplicità, si parla dell'uomo artigiano, di tornare alla capacità di costruirsi un ambiente a misura nostra, si parla anche di muro come metafora e quindi di un muro in qualche modo permeabile, no? Permeabile all'acqua, permeabile anche al passaggio delle idee, delle persone. Quindi il testo di accompagnamento del professor Andreoli è davvero bello e abbiamo capito che ci rappresentava tutto sommato, mentre No Spoon River era un po' che ci pensavamo, insomma, si tratta del sequel appunto dell'antologia Spoon River, che è il libro di poesia più letto in Italia, no? Del Novecento, più letto, quindi questo seguito non ha la stessa qualità ovviamente dell'antologia per vari motivi, però facendone una selezione, abbiamo pensato appunto di farne una selezione e ne è uscito veramente un ritratto di un'America cambiata, cioè fra l'antologia di Spoon River e la nuova Spoon River, come spiega bene Alberto Cristofari, che è il traduttore e curatore del volume e che si è già occupato dell'antologia di Spoon River per la nave di Teseo, della recente nuova edizione, spiega bene appunto la delusione, l'amarezza di Masters, no? Dopo la guerra, insomma, diciamo che se nell'antologia di Spoon River emergevano alcuni valori anche positivi di questo villaggio, di questa città inventata in riva al fiume, oltre al cinismo, all'arrivismo e alle piccolezze, no? Ai vizi di una piccola cittadina di provincia, in questo seguito invece leggiamo la grande disillusione di Masters, insomma, il sogno americano in cui anche lui ha creduto, ha fallito, ecco, in questa nuova Spoon River. Allora, intanto siamo davvero quasi in coda, però insomma voglio ancora rubarti un paio di minuti perché intanto sono in programma due uscite per febbraio, no? Ripartire da qui, da Barbiana a Sesto San Giovanni, da Ivrea a Cinisi, dove è finita l'Italia migliore? Che è una domanda insomma assolutamente attualissima. Autori vari hanno insomma collaborano e contribuiscono a questo nuovo interessante volume, oltre a Extramundi, Lambrusco, Galizia e forse anche Hitler di Daniel D. Schuller. Intanto, se vuoi anticipare qualcosa, ma insomma sei libero, però insomma possiamo anche poi parlarne se hai voglia anche a febbraio quando escono questi due libri, perché poi voglio chiudere. Volentieri, ma il primo Prego. libro, mi interessa dire che abbiamo pensato da 10 piccoli reportage con anche fotografie, abbiamo chiesto a autrici, autori un po' di tutta Italia di tornare in questi luoghi dove la cultura italiana del Novecento ha dato il meglio di sé. Abbiamo detto, ma questa eredità c'è, esiste ancora, ci servirebbe molto, insomma.
Ci servirebbe moltissimo questa cultura, però voglio chiudere con te intorno ad un evento che si è chiuso da pochissimo, no? Che è questo Festival della Nebbia, la prima edizione a Piacenza dal 4 al 19 novembre. Non c'è più la nebbia di una volta, si sente spesso dire, forse è vero, ma da queste parti, nel mezzo della pianura padana, la nebbia ce l'abbiamo dentro e parte di noi. Giovanni, perché un Festival della Nebbia? Insomma, è come è andata ovviamente. Beh, è andato bene, anche se appunto abbiamo toccato temi non molto pop, no? Certo. Nel senso che avevamo omaggi a Ghiri, a Celati, a Tondelli, abbiamo scelto subito di delineare un perimetro, no? Qual era il perimetro di questo Festival della Nebbia, lo abbiamo dichiarato subito. Noi ci occupavamo insieme ad altre realtà, associazioni, di Profondo Giallo, che era un evento legato ovviamente alla letteratura gialla, e abbiamo pensato che pur mantenendo la possibilità di affrontare anche la questione del noir, del mistero, insomma, del noir metropolitano o da pianura padana, ci interessava allargare l'orizzonte, allargare i confini di questo evento, e quindi abbiamo pensato alla nebbia perché appunto ci permetteva di collocarci nella nostra, diciamo, no, nella nostra area geografica, e di parlare tutto sommato di noi, del nostro territorio, dell'amore che abbiamo nel nostro territorio, dei problemi che ci sono, e poi anche di una certa nebbia metaforica: può essere la perdita di memoria, può essere la solitudine, può essere la nebbia degli invisibili. Abbiamo lavorato soprattutto sul concetto di invisibili, e quindi di tutte quelle situazioni, quelle persone e quelle emergenze che sono emergenze, ma non riusciamo a vedere tutti i giorni intorno a noi, insomma. E questi allora sono stati. E siamo molto contenti di questo. Siamo in coda a questa conversazione. Vogliamo continuare a tenere accesi i nostri riflettori, perché l'attività di Lodi, Officine Gutenberg, è un'attività, insomma, che ci interessa moltissimo. E ovviamente, Giovanni, insomma, intanto grazie per essere stato qui con noi. Ma grazie. Continueremo a seguirvi. Ovviamente, spero di tornare a conversare con te prossimamente sui prossimi progetti di Lodi e di Officine Gutenberg. Intanto, grazie ancora per essere stato qui con noi. Molto volentieri, grazie. Grazie mille, buona giornata. Insomma, con questa intervista noi chiudiamo la puntata di oggi di Almeno Due Pagine al Giorno. Dopo di noi il GR, poi a seguire Café Bleu condotto da Claudio Petronella. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 28 novembre 2023, sempre alle 10. Ciao a tutti.